Nelle puntate precedenti abbiamo acquistato l'acquario più avanzato di Xiaomi e lo abbiamo riempito di piante, gamberetti e pesci, che hanno dato vita ad altri pesciolini. Il travaglio è stato duro e un pesce è nato poco sviluppato. Lo abbiamo chiamato Johnny. Aveva la pinna caudale deformata e la sacca d'aria poco sviluppata, per cui gli era difficile nuotare verso l'alto e stava sempre sul fondo. Nonostante le difficoltà, non l'abbiamo abbandonato e abbiamo creato le condizioni adatte per dargli la possibilità di rafforzarsi e sopravvivere. Sono passati 240 giorni dalla creazione dell'ecosistema nell'acquario ed è ancora in perfette condizioni. I pesci si stanno sviluppando. Sono cresciuti notevolmente dalla nascita e ora, in termini umani, sono in fase adolescenziale. Inizialmente pensavo che più cibo ricevessero i pesci, meglio e più velocemente sarebbero cresciuti. Ma poi ho letto che può essere pericoloso, perché possono ammalarsi o addirittura morire. Così ho ridotto la razione e li ho nutriti a giorni alterni. Tuttavia sembrava che ai gamberetti non dispiacesse ricevere più cibo, dato che passano quasi il 100% della loro vita a mangiare. Johnny era l'unico che riceveva una piccola quantità di cibo ogni giorno, il che rendeva gli altri pesci invidiosi e sicuramente gli hanno detto qualche parola sgradevole attraverso il vetro. Non ho idea di come questa piccola lumaca sia comparsa nell'acquario, ma non dava fastidio a nessuno, quindi abbiamo deciso di lasciarla in pace. Ogni giorno devo cambiare l'acqua nel bicchiere di Johnny, versandone un po' nell'acquario e riempiendo il bicchiere con l'acqua filtrata dalla vasca, per evitare che si rovini nel contenitore chiuso. Una volta avevo in programma di allontanarmi da casa per una settimana, quindi ho dovuto inventare un modo per mantenere le stesse condizioni sia nel bicchiere che nella vasca generale, mantenendo Johnny isolato nel suo posto sicuro. Ho preso questo contenitore di plastica trasparente e ci ho fatto diversi fori. I fori dovevano essere piccoli, in modo da evitare che Johnny potesse passarci, ma che allo stesso tempo l'acqua potesse scorrerci liberamente dentro e fuori, grazie al flusso creato dalla pompa dell'acquario. In questo modo non ci sarebbe stato bisogno di preoccuparsi del ricambio dell'acqua nel mini acquario di Johnny. Il contenitore era molto meno profondo del vetro, quindi Johnny doveva fare meno fatica a nuotare in superficie per procurarsi il cibo. Vi chiederete chi ha dato da mangiare i pesci mentre ero via. L'acquario è dotato di una mangiatoia automatica, ma non può essere programmata per alimentare il contenitore di Johnny separatamente da tutti gli altri pesci. Ho quindi determinato il punto esatto in cui la mangiatoia lascia cadere il cibo e ho spostato il contenitore di Johnny in modo che coprisse parzialmente quest'area. In questo modo, il cibo della mangiatoia cadeva sia nella vasca generale che nel mini acquario di Johnny. Prima di uscire di casa, ho posizionato una telecamera mobile a circuito chiuso accanto all'acquario, in modo da poter osservare ciò che accadeva al suo interno, così da poter accendere e spegnere le luci e nutrire i pesci a distanza tramite il mio smartphone anche da un altro paese. Al mio ritorno ho trovato Johnny vivo. Si sentiva bene. E aveva anche messo su un po' di peso. Questo acquario futuristico mi piace molto. Ma un giorno ho notato due indicatori sul suo pannello, uno dei quali probabilmente diceva di cambiare i filtri. Con il tempo ho dovuto affrontare un piccolo problema. La vernice del pulsante della luce si era cancellata e presto sarebbe stato difficile notarlo. Lo stesso accadeva anche con il logo del produttore. Tuttavia ho trovato un pennarello indelebile bianco inviatomi dai cinesi e ho disegnato il pulsante della luce usando quello e le mie eccellenti capacità artistiche. Per me è ancora più bello di prima. Inoltre ho perfezionato il logo, disegnato gli occhi e la bocca di un gatto. Dopo un altro mese, i pesci sono diventati piuttosto grandi. Sono cresciute code enormi di diversi colori e motivi. Credo che siano pronti per il prossimo livello di alimentazione, con questi vermi rossi. Non so da dove provengano e come vengano coltivati, ma in negozio li ho pagati $2. E sembrano essere piuttosto aggressivi. Li mettiamo un po' in un contagocce e li spariamo ai nostri predatori. Inizia un grande banchetto. Tutti si radunano intorno ai vermi e li attaccano. Nel frattempo, i vermi muovono bruscamente la coda, cercando di combattere i pesci e di fuggire. Questo verme è un maestro di Kung Fu, così abile che nemmeno i due pesci più grandi riescono a tenergli testa. Anche il gamberetto cerca di mangiarselo, ma lui combatte abilmente anche questo predatore.
Non ci crederete, ma un giorno Spartaco credo abbia fatto una strana magia perché l'ho trovato nel contenitore di Johnny. Forse voleva andare a trovare il suo amico e in qualche modo ha saltato il muro. Tra l'altro, Spartaco abbiamo scoperto essere una femmina. Tuttavia non è stato l'unico incidente strano, perché il giorno dopo uno dei pesci gatto ha acquisito la capacità di levitare e ha deciso di sdraiarsi a testa in giù sul soffitto, che era il fondo del contenitore di Johnny. E un grosso gambero trasparente ha provato a fuggire dall'acquario. Fuori dall'acqua ha un aspetto piuttosto inquietante. Anche se Johnny sta bene nel suo mini acquario, potrebbe essere invidioso dei suoi fratelli che possono nuotare liberamente nella vasca grande e avere contatti tra loro. Abbiamo deciso di lasciarlo libero di nuotare con gli altri pesci per vedere cosa sarebbe successo. Si precipita immediatamente nell'acquario, esplorandolo con piacere. Gli altri pesci lo guardano con sorpresa e probabilmente non si rendono conto che anche lui è un pesce, a causa del suo modo di nuotare. In seguito lo abbiamo riportato nel contenitore. E di tanto in tanto abbiamo ripetuto questo tipo di esercizio. Una mattina sono entrato nella stanza e ho visto questo sul vetro dell'acquario. Stava crescendo una specie di ragnatela bianca o qualcosa di simile. Sembrava una ragnatela di radici di un qualche tipo di fungo. O forse era il fungo stesso. Ero spaventato, non sapendo se potesse in qualche modo influenzare i pesci o addirittura causarne la morte. La cosa peggiore è che il fungo cresceva letteralmente sotto ai miei occhi. Questo timelapse mostra l'intera rete che pulsa e si muove, trasferendo le sostanze nutritive all'interno e aumentando costantemente di dimensioni. Dopo ore di navigazione su internet non sono riuscito a trovare nulla di simile e non avevo idea di cosa fare. A quel punto ho ricordato che i funghi non amano la luce. Così ho acceso la luce più intensa possibile e ho circondato l'acquario di lampade per qualche ora. E ha funzionato! Il fungo ha iniziato a ridursi e poi è scomparso del tutto. Poiché i pesci mangiano molto e fanno molta cacca, tutta quella roba si deposita sul fondo. Per questo motivo devo cambiare l'acqua dell'acquario ogni 2 settimane. Per farlo, metto un'estremità del tubo in bocca. Immergo l'altra estremità nella vasca e soffio. Il flusso d'acqua e d'aria colpisce il fondo, sollevando tutta la sporcizia. Poi aspiro l'aria, catturando tutto lo sporco. Dopodiché mi limito a versare acqua pulita nella vasca e a rendere felici i pesci. Abbiamo passato tutti questi mesi a testare l'acquario e ora siamo sicuri che funziona correttamente e facilita l'allevamento dei pesci. Abbiamo aiutato la madre a partorire e a far crescere i suoi piccoli fino a farli diventare pesci adulti. Inoltre abbiamo letteralmente dato vita a Johnny, creando le condizioni adatte alla sua crescita e alla sua forza. Questo è l'ultimo video di questa serie. Ho trovato un nuovo proprietario che ha accettato di tenere tutti i pesci e ha promesso di prendersene cura. E ora dobbiamo lavare e preparare l'acquario per mettere in pratica un'idea ancora più figa, che vedrete in una nuova serie di video sull'acquario futuristico. Alla prossima, amici!